né della nascita di un partito dei sindaci né di un'iniziativa volta ad assumere un posizionamento politico. Piuttosto noi intendiamo rilanciare un tema centrale che è quello dell'autonomia differenziata, che riteniamo potenzialmente, o perlomeno questo diciamo è così, lo spirito che ha animato la nascita di questa iniziativa, poi sentiremo tutti i sindaci, un tema come quello dell'autonomia differenziata che è potenzialmente la pietra tombale su ogni prospettiva di sviluppo del Sud, perché è ispirato alla filosofia del dare di più ai ricchi e del comprimere appunto le risorse a disposizione del Sud. Esattamente la filosofia opposta a quella su cui si basa ogni comunità che vuole stare insieme, che della giustizia sociale, della solidarietà tra i territori fa la sua ragion d'essere. D'altra parte le contraddizioni sono abbastanza evidenti. Se il principale partito che ispira questa riforma dell'autonomia differenziata punta tutto sull'autonomia, non si può non mettere in evidenza come oggi il leader di quel partito drena risorse che spetterebbero alla Calabria e alla Sicilia. Insomma, se autonomia deve essere, almeno fateci spendere i soldi che spettano ai calabresi come vogliono i calabresi. Tornerà ulteriormente le due Italie. Noi sindaci viviamo la quotidianità di alcune situazioni, tipo le politiche sociali, e questo fondo di solidarietà comunale che sicuramente diminuirà è motivo di preoccupazione. Ecco. Poi quello che leggiamo in questi ultimi giorni, gabbie salariali, cose di questo tipo, non faranno che veramente dividere ulteriormente il Mezzogiorno dal resto dell'Italia. Beh, credo che questa sia un'iniziativa significativa per la Calabria ma per l'intero Paese, perché quattro sindaci dei cinque capoluoghi di regione che si trovano coesi, uniti a rappresentare una posizione di difesa del Mezzogiorno, del Sud, rispetto ad un'ipotesi scellerata di divisione del territorio in 20 piccole repubbliche, è un dato politicamente significativo di cui credo se ne debba tenere conto. Se ne debba tenere conto da parte della responsabile della nostra regione, del Presidente, che ha sottoscritto il patto in sede di conferenza Stato-Regioni. Oggi vedo che ritorna leggermente sulle sue posizioni. Mi auguro che non sia una tattica ma che sia una visione diversa e credo in linea con quella più giusta che noi da tempo stiamo sostenendo. È una riforma, quella del titolo V del 2001, che sicuramente non ha fatto bene alla nostra Costituzione e al nostro Paese, e lo dico da uomo di sinistra. Sì, un incontro importantissimo, noi da sempre ci parliamo fra sindaci rispetto a quelle che sono le tematiche di interesse generale per la nostra regione, lo facciamo da amministratori, da rappresentanti istituzionali, in questo caso da sindaci di centrosinistra, quindi con una sensibilità e un idem sentire comune per quanto riguarda anche i valori che ci appartengono e soprattutto quelli relativi al tema dell'autonomia differenziata, che sarebbe banale definire un tema squisitamente del Sud, che schiaccia il Sud, questo lo sappiamo, ma è un tema che dovrebbe interessare l'intero Paese, perché è una legge che spacca in due il Paese, è un governo che parla sempre di tricolore sul petto e dell'importanza dell'unità nazionale, sinceramente dovrebbe porsi il problema di come questa legge continui ad allargare le differenze e il divario che c'è tra il nord e il sud del paese. È importante che lo facciano i sindaci in un momento storico nel quale si ragiona di responsabilità dei sindaci, anche di possibilità di terzo mandato dei sindaci, perché siamo noi che teniamo unite le comunità ed è giusto che parta da qui la discussione.